Allora, tutte le istituzioni unite qui all'aeroporto di Reggio Calabria, un segnale forte, ma adesso c'è da rimboccarsi le maniche e fare. C'è da mantenere gli impegni che tutti quanti abbiamo assunto, quello di stare vicino ai bisogni dei cittadini, soprattutto sollecitare le società che ci hanno creato questo, diciamo, questo isolamento trasportistico, perché non dobbiamo veramente considerare che Alitalia ha fatto una scelta scellerata togliendo 52 voli, dobbiamo considerare che RFI e Trenitalia stanno facendo delle scelte assolutamente incomprensibili, perché siamo isolati anche sulla rete ferroviaria. L'autostrada è quella che è chiaro, non si può rimanere immobili. Noi abbiamo inteso lanciare un grido d'allarme a quale seguiranno azioni concrete, soprattutto per ripristinare il diritto alla mobilità dei cittadini del nostro territorio. Quindi tutto sommato un momento interessante e positivo quello di oggi. Secondo me è molto positivo. Grazie.